Questa teatralità di Benigni, che è cambiato la Costituzione, che cosa è cambiato che non gli va più a Benigni? Ma come, fino a poco tempo fa ha preso magari quasi 1 milione di euro alla televisione italiana per fare il crittogrammi della Costituzione, che era la più bella del mondo, ma all'improvviso diventa la più cattiva del mondo se cambiano 47 articoli. Azzò! Per spiegare il suo no al referendum, Mastella chiama in causa direttamente Benigni. La stoccata al comico che si è schierato per il sì arriva da Avellino, dove il sindaco di Benevento ha partecipato alla presentazione del libro di Giuseppe Gargani, dall'inequivocabile titolo «Tutto quello che avreste voluto sapere sul referendum e che nessuno vi ha detto». Al tavolo anche l'ex presidente della regione Campania, Stefano Caldoro. Tutti e tre bocciano la riforma targata Renzi Boschi, anche perché dicono penalizza il Mezzogiorno. Un Parlamento che è stato sfiduciato dalla Corte Costituzionale decide di fare una nuova Costituzione, francamente ha dell'incredibile, soltanto in Paupassia si troverebbe una cosa di questo genere, non nella norma attuale. E poi, non so se sapete, ma gli articoli costituzionali così modificati non sappiamo il Senato come è votato, se dai i grandi o piccoli elettori regionali oppure dal popolo italiano. Quindi mai visto una cosa di questo genere, che si va a votare senza sapere come si vota per la Camera e per il Senato. Solo in Paupassia, no, dimenticavo, in Paupassia. Noi torniamo a 100 anni fa, con un governo centralizzato senza la struttura degli enti locali periferiche, perché le regioni, da tutti i poteri che avevano dati con una riforma costituzionale del 2001, passano a un organo meramente amministrativo. Le province vengono soppresse e il Senato non viene votato. Allora, la struttura periferica, che è il punto forse più forte, il gioiello della nostra struttura democratica, viene meno. Lei, Mastella, Pomicino, D'Alema, siete il vecchio che non vuole mollare, che vuole tornare in campo, come dice Renzi. Per la verità credo che molto immodestamente che siamo il vecchio che ragiona. Perché lo scontro in questo momento, e lo dico anche ai giovani, è lo scontro è tra gli slogan e chi cerca di ragionare e chi ha un pensiero. Nella riforma che non va bene ci sono due articoli cambiati che uccidono il futuro del Sud. Favoriscono le regioni del nord, le regioni del nord si sono scritte una bella costituzione per loro, in cui le regioni in equilibrio di bilancio possono avere più poteri, le regioni del sud no. I cittadini del sud devono pagare un prezzo su sanità, trasporti e istruzione, perché si garantiscono i livelli e il prezzo cosiddetto prezzo unitario, costo standard in sede di costituzione delle regioni del nord, quindi tutto a favore del nord contro il sud.